Bel movimento, eh? Sì, ogni sabato è così. È la prima volta che viene da noi? Sì, passavo di qua e sono entrato per curiosità. Purtroppo non ho mai tempo. Posso avere una birra? Te la posso servire solo se siede a un tavolo. E allora ci vado. Libero qui? Prego. Ah no, quello è occupato, si metta là per favore. Comunque mi sarei alzato. Quella non ne ha voglia, eh? Come? Quella ragazza là non ne ha voglia. Si vede che non la conosce. Quella è la Rosy. Tutto sta a che cominci. Ecco, la guardi. Eh sì, si sta scaldando. Arriva la mia birra. È un bel movimento, eh? Ogni sabato è così? Ogni sabato, ci vengono perfino da Monaco. Eh sì, le macchine sono tutte di Monaco. Non capisco però cosa ci trovano qua. Cosa ci trovano? Ma le ha viste le ragazze? Che cos'hanno? Oh, sono tutte favolose qui. Guardi quella, per esempio, quel robo. È un serpente. Che cosa? È una bomba. Se ne intende di donne? No, c'è poco da intendersene, basta guardarle. Di dov'è lei? Di Monaco. Stavo appunto andando verso casa. Già. Faccio il viaggiatore. Non ho voglia di ballare. Quanto fai la difficile. Già va a casa, signorina? Come? Già vuole tornare a casa? Sì, sono stanca. Se vuole l'accompagno con la macchina. No, grazie, abito qui vicino. Che fretta. Vuole che l'accompagni? Grazie, mi farebbe proprio piacere perché ho un po' di fretta. Abito qui vicino, ma preferisco non fare la strada da sola. Vicino o lontano non ha importanza, la porto dove vuole. Venga. Si chiamava Rosemary Kramer, 18 anni, abitava in questa casa. Con la famiglia Lechner, presso la quale lavorava come cameriera. Che altro si sa? È stata uccisa mentre tornava a casa. Era stata a ballare in discoteca. Testimoni? Nessun testimone oculare. Solo la signora ha sentito le sue grida. Ero nel mio studio perché stavo ancora lavorando. Sono avvocato. A un certo punto mia moglie è venuta da me all'improvviso dicendo che aveva sentito gridare qualcuno. Potrei parlare con sua moglie? Temo di no. Ora è sotto shock. In questa casa c'è qualcun altro? Mia madre, una donna di 70 anni. E la nostra governante, Frau Schweig. Non ho sentito nulla. Ero già nella mia stanza. La mia stanza è attigua a quella della signora. L'avvocato è venuto da me all'improvviso e mi ha detto che la nostra ragazza giaceva in mezzo alla strada. Saprebbe descrivere l'uomo? Sì, era un tipo di altezza media, piuttosto robusto, con un vestito grigio. Ah, sì, sì, portava la cravatta farfalla, una cravatta di tipo moderno. Aveva i capelli quasi rossi. Ah, sì, è vero. Ha fatto di tutto per tentare di accompagnarmi a casa. Non sapevo più come fare per togliermelo di torno. Ecco, adesso è lui. Mi sembrano giusti. Straordinario. Certo, che ne dico? È lui? La descrizione è precisa. Razza di belva. Come si può uccidere in quel modo? Cosa? Ma chi è questo? Cosa vuole? Ah, lei non mi conosce, vero? Sì, infatti io non l'ho mai vista. Lei ha preso posto al mio tavolo e abbiamo parlato parecchio. Lei avrà un motivo per fingere, io no. Questo è l'uomo che ha notato la Rosy e ha detto che gli piaceva molto. È questo l'uomo che l'ha fermata all'uscita del locale e che voleva accompagnarla a casa con la sua macchina? Sì, non ho alcun dubbio. Lei è un viaggiatore? Già. E in che cosa viaggia? Un buon detersivo. È sposato? Sì. Ha figli? No, purtroppo no. Come mai? È soltanto una domanda, non credo. Lei ha qualcosa in contrario, per caso? No, affatto. Grazie. Le cose non vanno molto bene tra lei e sua moglie, vero? Ma, cioè, in che senso? È libero di non rispondere, se preferisce.
Un matrimonio come tanti altri, senza sale. È in viaggio tutta la settimana? Tutta la settimana. E dorme sempre in albergo? Sì, 6 volte almeno. 6 volte alla settimana. Poi, la settima notte la passa in casa sua. Sì. Dove trova un rapporto senza sale, vero? Cosa vuol dire con questo? È un'espressione che ha usato lei. Sì, d'accordo. Oh, però piano. Non è un delitto se nelle altre 6 notti, oltre al sale, cerca anche un po' di pepe. Senta, signor Steinberg. Basta, avvocato. Lei non ha alcun diritto di interrogare questa persona. Volevo solo crearmi un'opinione personale. E avendolo fatto, al più presto mi costituirò parte civile. Non può impedire. Come mai Lechner se la prende tanto a cuore? Beh, in fondo era la sua cameriera. Da un paio d'anni. Sì, sì. E ne ha già trovato l'assassino. Mi ha chiamato il dottor Lechner poco fa, l'avvocato. Lei è stato da lui, vero? Sì, certo. Lechner mi ha comunicato le sue impressioni sul caso Steinbrück, quel viaggiatore... Molto bene, e quali sono? Ritiene Steinbrück colpevole di omicidio. Mi dispiace, ma Steinbrück non è d'accordo. Signor Derrick, io non voglio un processo indiziario. Deve portarmi la confessione. Certamente. Farò del mio meglio, signor procuratore. Ha già chiamato il procuratore della Repubblica. La prego, mi guardi negli occhi. Sa qualche cosa sul conto di questo signore? Non so proprio nulla, davvero. No. Lei sa qualcosa. E non vedo proprio perché non debba dirmelo. Si faccia coraggio e me ne parli. Rosy era la sua amica. Cosa? Davvero era amica dell'avvocato? Sì. Amica nel senso di amante? È chiaro. Mi scusi, l'amico di Rosy non era quel Werner Schranz? Certo, e per questo motivo litigavano sempre. Caro Derrick, allora ha fatto parlare quel signore? No? Lei dov'è ora? Posso sapere a che scopo? Per rivolgere qualche domanda a sua moglie. Non vedo che altro può dirle oltre a quello che le ho detto io. Poteva perlomeno avere la cortesia di farmene parola, signor Derrick. Si presenti da me entro un'ora, sarò alla squadra omicidi. Parlavamo ancora della bella serata trascorsa, quando all'improvviso sentimmo delle grida. No, signora. Che cosa può temere? Signora, non, signora. Una vecchia come me, che non teme neppure la morte. L'assassino era sul ciglio della strada e tremava come una foglia. Chi era? L'ho portato qui con me. Schroeder. Dammi qua. Vattene avanti, vattene, sparisci. Mamma. Non avevo più sangue nelle vene, perché vedevo che l'avvocato non riusciva a capire quella situazione. Non aveva capito nulla. Era profondamente convinto che fosse stata sua madre a commettere quell'omicidio. È accaduta una cosa terribile, cara. Torna in camera tua adesso. Avanti, muoviti. Che cosa aspetti? Non dite nulla a mia moglie. Lei non dovrà mai saperlo. Mi ha compreso bene, Frau Schweig? Se ci mette nei guai, le conseguenze ricadranno anche su di lei. E in quel caso non avrò più la possibilità di salvare nessuno. Ma perché la signora ha fatto in modo che suo figlio credesse questo di lei? La signora non sopportava che un giovane per bene si fosse rovinato per una sgualdrina. Corsi dietro alla macchina, correvo come un pazzo, senza nemmeno sapere perché. A un tratto la macchina si fermò e Rosy scese seguita da quell'uomo. Peggio per te, cretina! Allora la chiamai. Rosy! Ma lei non si fermava. E vattene! Quante volte devo dirti di lasciarmi in pace? A questo punto, credo proprio d'aver perso la ragione. Signor Derrick, eccomi qua di nuovo. Il mio sostituto ha raccolto altre prove a carico. La posizione di Steinbrück è sempre più
Ha confessato? Sì. Ah. Il viaggiatore? Non il viaggiatore, l'omicida. L'omicida? Stanno verbalizzando la confessione in questo momento. E poi? Werner. Ma come? So bene cosa credeva lei. Il pubblico ministero avrà domani un mio rapporto sul suo conto, avvocato.